Benvenuto alla storia dei pionieri avventisti. Sei pronto a conoscere veri eroi della nostra Chiesa? Qui ascolterai storie di persone che hanno affrontato grandi sfide, portando il messaggio di Gesù in tutto il mondo. Ti racconteremo di incredibili viaggi, avventure e miracoli. Ogni episodio ti farà scoprire qualcosa di nuovo e straordinario. Sei curioso? Allora preparati a un tuffo nel passato. Bene, è arrivato il momento di intervistare Ellen G. White. Ci dica, signora White, com'è stata la sua infanzia? Beh, sono cresciuta in una famiglia di credenti, ma la prima volta che sentì parlare William Miller del ritorno di Gesù avevo 12 anni. Da piccola ho avuto un grave incidente che mi ha impedito di continuare ad andare a scuola. Da quel giorno fui sempre molto debole di salute e mi ammalai di insufficienza cardiaca. Poi, per aiutare papà, che fabbricava cappelli per mantenere la famiglia, spesso lavoravo a letto, appoggiata a dei cuscini. Guadagnavo $30 in 4 mesi di duro lavoro. E li davo a mio padre perché mi comprasse degli opuscoli sul ritorno di Gesù, da distribuire ovunque. E quando fu la prima volta che parlò in pubblico? Un giorno, Dio mi mostrò una visione e mi incaricò di raccontarla al popolo avventista, cioè a tutti quelli che avevano atteso il ritorno di Gesù il 22 ottobre 1844. Non volevo farlo. Avevo solo 17 anni ed ero così timida. Avevo paura, ma alla fine decisi che non potevo tirarmi indietro. E così iniziò una nuova avventura. Cominciai a viaggiare e a parlare dei messaggi di Dio. Le mie paure si dimostrarono fondate. Certe persone mi presero in giro, altri mi trattarono da fanatica. Alcuni dicevano che ero sotto ipnosi. Quante volte chiesi a Dio di togliermi questo incarico difficile? Ma Dio insisteva e io accettai umilmente. Mi piegai alla sua volontà chiedendogli la forza. E questa forza arrivava per davvero? Certo, pensate che a causa della mia poca salute la mia voce era appena udibile. Eppure riuscivo a parlare anche per 2 ore di fila quando arrivava il momento. Mi è capitato di rivolgermi a 20.000 persone alla volta, senza microfono. Alcuni potevano sentirmi a 1,5 chilometri di distanza. È proprio una storia particolare, ma adesso ci racconti come ha conosciuto suo marito James White. Viaggiavo molto col mio gruppo e un giovane predicatore si unì a noi per aiutarci e proteggerci. Era James. Abbiamo consacrato tutta la nostra vita lavorando per Gesù. Per molti anni non abbiamo avuto nessun mobile nostro e non avevamo mai denaro. Ma mai ci è mancato il necessario. Dio ha provveduto sempre ai nostri bisogni. Una storia veramente interessante, ma adesso ci parli dei suoi hobby. Uno dei miei passatempi preferiti è passeggiare in mezzo alla natura. Spesso porto con me alcune marmellate e faccio visite ai miei vicini. Mi piace anche leggere delle storie ai miei figli, ai miei nipotini e ai loro amici. Quando Gesù era sulla terra, veniva incontro ai bisogni degli uomini. Cercava, prima di tutto, di capire la gente, le loro necessità, la loro personalità, prima di aiutarli. Ed io cerco di fare lo stesso. Grazie per aver ascoltato la storia dei pionieri avventisti, un podcast dei ministeri in favore dei bambini. Ci auguriamo che questa storia ti abbia ispirato. Continua a scoprire con noi il coraggio e la fede dei pionieri. Alla prossima avventura!